neanche Ursula von der Leyen. È il momento in cui le autocrazie sfidano le democrazie. La Presidente della Commissione europea ripete che l'Unione vuole liberarsi dal vincolo del gas russo e si dice soddisfatta per la rapidità delle sanzioni che sono state applicate. Adesso, perché queste sanzioni diventino operative, manca soltanto l'ultimo sigillo, dunque la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che dovrebbe arrivare entro la mezzanotte. Lo ricordiamo, le sanzioni colpiscono gli scambi commerciali, gli istituti di credito che finanziano i decisori russi, ma sono anche sanzioni mirate contro persone fisiche o giuridiche che abbiano minato la integrità territoriale dell'Ucraina o la sua indipendenza. A voi.